Ciao bellissime, ciao bellissimi, benvenuti in un altro makeup tutorial e per oggi sarò ispirata all'estate. Ho anche aggiunto delle false lentiggini. Come vedete il trucco è molto naturale, è molto facile da fare e il video questa volta sarà più corto ragazzi, perché il primo video ho scontrato che era troppo lungo, però era perché era talmente dettagliato. Quindi se voi già mi seguite, sapete già i prodotti, sapete già le tecniche che uso, sarà molto più facile. Ditemi nei commenti ragazze dove vi piace più il background, se questo bianco o del primo video, perché sto cercando ancora di capire dove posizionarmi, visto che ci siamo appena trasferiti in un altro appartamento e quindi sto cercando ancora di capire qual è la mia angolazione e dove filmerò tutti i miei video tutorial. Quindi per adesso è tutto, partiamo perché è tardissimo e la luce sta andando via. Come vedete sto iniziando a utilizzare luci artificiali naturali, quindi è tutto un casino. E mettetemi tanti like se vi piace questo video, così ne faccio altri. Se volete vedere altri video lasciatemi dei commenti sempre. E se ho dimenticato qualcosa guardate nel description box, che non mi ricordo come si dice in italiano. E per essere sempre aggiornate con me cliccate sul ring bell, sul campanellino, così sarete sempre aggiornate insieme a me. Grazie, adesso inizio il mio tutorial, ci vediamo alla prossima, un bacione grande e spero vi piaccia il video. Bye bye! Ok, dopo aver applicato il mio moisturizer passo con l'illuminante e lo spalmo su tutto il viso massaggiandolo e poi andiamo subito con il mio correttore. Ne ho bisogno perché stiamo facendo nottate con il mio ragazzo a vedere le puntate di Lost del 2004 e stiamo facendo nottate, insomma, quindi ho bisogno di più copertura e vado ad utilizzare ormai la battezzato spugnetta, che sarebbe il silicone spugnetta, ma ormai l'abbiamo battezzato spugnetta, quindi rimane spugnetta e picchietto. Poi andiamo col mio fondotinta, rimango fedele al mio fondotinta, l'NC40 Studio Fix Fluid con SPF 15, che d'estate fa sempre comodo un po' di protezione solare, quindi lo picchietto dappertutto, oppure insomma lo amalgamo dappertutto in modo uniforme. Poi andiamo con un pennellino grosso, Blending Bluff si chiama, e lo vado a passare su tutta la parte diciamo inferiore dell'occhio in modo tale che non mi che si fissi bene tutto il correttore e il concealer. Quindi poi lo passo anche sulla parte T-zone, sul naso, fronte, mento, labbro, insomma dappertutto. Poi andiamo a utilizzare questa di Anastasia, che non mi ricordo che colore è, che è per le sopracciglia, e la vado ad utilizzare per fare le finte lentiggini, non so perché viene da dire vertigini, ma sono lentiggini. Quindi con tanta pazienza faccio tutti i puntini di lentiggini. Poi per renderlo un po' più effetto reale vado con il mio powder NC40 della MAC, sempre Studio Fix, e le opacizzo. Poi passiamo alle sopracciglia, utilizzo sempre MAC e le vado a pettinare in modo tale che vengano molto naturali e formo la punta, perché io la punta non ce l'ho, quindi la vado a disegnare. Passata pure l'altro sopracciglio, pettino, continuo a pettinare. Ok, poi passiamo al contour, uso la mia palette per rendere tutto molto più reale, come se le lentiggini siano reali. Passo un po' di colore anche sulle mie guance, sugli zigomi, ok, dappertutto, anche un po' sul naso, in modo tale che mi dia l'effetto sun kiss, cioè dopo mare, effetto abbronzato. Quindi vabbè, passo sempre sulle tempie perché le tempie sono importanti ragazzi, anche per chi ha il frontone come me. Ok, contour del naso ragazzi, non ci scordiamo il contour del naso per favore, perché il contour del naso è molto importante. Quindi sempre con la stessa palette prendo il blush, metto un po' di blush o bronzer, come lo volete chiamare, sempre su tutte le guance, lo passo anche un po' sul naso per dare l'effetto abbronzato, un po' anche sul mento, e poi riprendo di nuovo il concealer, lo passo su tutta la palpebra, picchietto, così mi dura di più l'ombretto. E questa volta andiamo a utilizzare sempre il colore per il contour, e vado a fare l'effetto contour sulla palpebra, quindi ecco, circular motion come dicono in inglese.
quindi avanti indietro sulla piega della palpebra per bene. Poi utilizzo questo ombretto della Kiko e lo vado a mettere con un pennello a punta giusto alla fine della piega della palpebra per darmi un po' di profondità. Però non voglio esagerare perché ovviamente deve essere una cosa molto veloce, che anche se è veramente poco dà sempre quell'effetto di profondità all'occhio, senza dover esagerare. Poi andiamo con questo dell'H&M, non mi ricordo bene il colore, poi magari metto tutti i prodotti che ho utilizzato nel description box, così potete andarli a vedere. Questo qui della H&M penso che l'ho trovato a Porta di Roma questo dicembre. Poi andiamo di eyeliner, mi concentro sulla rima inferiore e superiore, soprattutto nell'attaccatura delle ciglia, perché poi come vedrete andrò a sfumare, mi piace l'effetto un po' sfumatino, così mi dà l'effetto un po' eyeliner sopra. Poi andiamo di mascara, e qui io ci perdo veramente tanto tempo ragazzi, perché il mascara per me è importante, quindi vado prima con il mascara della Maybelline Hyper Curl, che mi piace tantissimo, per definire, e poi vado sempre della Maybelline con il Volume Express e faccio tipo 4-5 passate. Quindi illuminante, vado a illuminare gli angoli del viso, quindi anche il naso, non ci scordiamo la punta del naso, gli zigomi, e così mi dà più luminosità al viso e anche agli occhi, non avendo usato molto l'ombretto. Quindi andiamo di primer, il video sta andando velocissimo, questo è Ruby Woo, rossetto Ruby Woo, lo metto solo nella parte interna e poi vado con il Kinda Sexy, come vedete, su tutto il labbro e mi dà un effetto di ombreggiatura Ruby Woo. I don't know what you want. Let's have a baby.